Quelli più forti in questa tecnica prenderanno l'iniziativa, o se sarà abbastanza bottonata e dopo ci si giocherà tutto nella tecnica libera. Dunque sarà veramente una gara da vivere. Al centro dell'atleschermo il campione olimpico del mondo Dario Cologna. Campioni al via, pochi istanti, parte anche lo skiathlon al maschile con 66 atleti, il campione del mondo olimpico Dario Cologna su tutti, la Svezia con Kalle Halvarsson, grandi speranze per lui, Marco Selner, già campione olimpico a Vancouver nello skiathlon, poi Lars Nelson, Martin Johansson a completare il quartetto svedese, la Norvegia orfana dell'influenzato Sundby con Peter Northug, ancora con Niklas Di Raug, con Didrik Tønseth e con Röthe che prende il posto, come detto, dell'influenzato ammalato Sundby. Non c'è Krog, schierato domani con Northug dai tecnici nella team sprint. La Svezia che ambisce una medaglia, attenzione alla Finlandia con Heikkinen, Niskanen, Littonen e con Jaho Järvi, casa Russia, Belov, Vilegzanin, Volsev e Cenusov, è partito lo skiathlon per l'Italia. Klai, De Fabiani e Hofer. Chiedo a Marco Alberello, quali speranze per la squadra italiana? Ma io penso che hanno fatto vedere belle cose in questi inizi di Coppa del Mondo, soprattutto un De Fabiani. Ti rivedi un po' in lui, o meglio? Ma io non voglio dare. Scusa. Ma io metto sempre quel numero 4, vedete, scalcia un pochettino adesso che ho messo senza cappellino Peter Northug, che sempre è veramente illeggibile l'azione, mi dai ragione Marco, perché è illeggibile sempre l'azione di Peter Northug, sembra lì sempre al gancio barcollante, dopo quando meno te lo aspetti viene fuori come un razzo, come un missile, ti asfalta e ciao Beppi, insomma. È l'atleta più strano, più difficile da interpretare e soprattutto più falso in senso buono, più falso, sì, in senso buono, perché non sai mai, si mette dietro, inizia a sbuffare, lascia il buco per cercare di ritornare sotto e all'ultimo momento ti passa davanti e dici questo qua non, dove vuole andare, invece ti dà. Ci fa ben vedere come sia la condizione della neve, come siano i cristalli particolarmente bagnati e con diciamo in superficie molta neve programmata. Gli atleti stanno appunto percorrendo il primo dei tre giri di 5 km. Ricordiamo che è una gara di 30 km, per cui è molto importante approfittare dei feeding zone, quindi dei posti messi a disposizione e stabiliti dall'organizzazione per il rifornimento idrico. Ogni atleta appunto potrà prendere dalle mani di un tecnico che appunto ha detto il rifornimento. Sbatte da una parte all'altra del binario perché non c'è una solidità consistente appunto della tracciatura, ma non perché è stata battuta male, perché la neve non tiene, non ti tiene sotto e devi veramente avere tanta sensibilità sotto il piede per far grippare lo sci in salita, e questo bisogna avere veramente quella sensibilità che ti può portare a fare la differenza. Intanto vediamo davanti con il 3 Kalle Halvarsson, che in casa vuole fare assolutamente bene, e nella pancia del gruppo vediamo anche De Fabiani proprio in mezzo alla pancia del gruppo. Si è portato avanti anche con Clara, adesso c'è anche Hofer. Ricordo quest'oggi lo sci di fondo, ma anche attesissima la gara che poi ci seguirà a livello di palinsesto nel pomeriggio, comunque con verso le 16:30 il salto con Massimiliano Ambesi. Domani lo sci di fondo tornerà con la gara della team sprint per l'Italia, come detto avremo Gaia Wuerik con Ilaria De Bertolis al maschile. L'Italia un po' di speranze ce l'ha nelle gambe, nel cuore, nei polmoni di Didi e di Federico Pellegrino. Qui intanto siamo a 10 minuti rotti di gara, con adesso anche la Norvegia davanti con Niklas Di Raug, classe 87. Di Raug è stato secondo nel campionato nazionale, vinto lo sprint da Peter Northug, adesso si rialzano là davanti, buon per noi tutto sommato. Si va piano, infatti, adesso sì. Si è tornati a un ritmo molto molto tranquillo. Probabilmente prima il finlandese Niskanen ha provato i cavalli, nel senso che è andato davanti, forse la tensione gli stava giocando un brutto scherzo, ha provato e ha visto che sta bene, e secondo me ci sarà un giro, questo sarà un giro veramente intermedio fino all'ultimo giro del classico, cioè dal decimo fino al quindicesimo chilometro, lì quelli del classico apriranno il gas e andranno a tentare un'azione.
hanno detto giusto Valbusa e ha detto giusto Bubu, perché stanno cercando di valutarsi, come si diceva prima, stanno cercando di valutare in primis i cavalli, in secondo la durata dello sci, la scorrevolezza, ma soprattutto la tenuta e il percorso, perché ricordiamoci che anche il percorso è stato utilizzato in una parte anche dalle donne, perciò è questo il live motive. Alla il francese ha un dei missi sotto i piedi. Vediamo, ecco, infatti i francesi che abbiamo parlato prima, se hanno la stessa tenuta come hanno la scorrevolezza, ho paura che possano fare la differenza. La Francia ha un buon feeling con questa tipologia di gara, ricordiamo Vincent Vitto in particolar modo, che è stato più volte protagonista soprattutto nell'edizione del mondiale in Germania, allorché batté Dicenta con bronzo allora per Frode Estil. L'Italia ha un buon feeling tutto sommato con lo skiathlon, e qui intanto Francia con super materiale ancora. Dicenta è stato bronzo nel 2009 a Liberec, vinse Nordgus su Södergren, Pietro Piller fu terzo ancora a Sapporo, allorché fu doppietta tedesca Teichmann Anger, Dicenta, argento in Germania nel 2005, e poi il vecchiotto qui al nostro fianco, vedesi, Fulvio Valbusa. Marco, in che anno sono bronzo? Sono più vecchiotto io di lui, cioè, almeno adesso gli ho levato questa palma, dai, di questa medaglia. Ha fatto 86 anni domenica scorsa. No, meno male che sei arrivato Alba a tirarmi su un po' le sorti, perché sennò guai. Marco, comunque la medaglia di Valbusa, poi torniamo sulla gara, quella forse più bella vinta da Bubo, Ramsau nella neve, in una bufera, non nella neve. È stato, io ero già tecnico e niente, mi sono messo a piangere, perché non è perché è qui, perché è qui con noi, perché è Bubu, perché non ce ne sono altri. Non voglio sviolinare Valbusa, non abbiamo avuto tanti attriti, ma giustificati, ma forse è quello che più mi rassomiglia come carattere, come volontà e come cattiveria agonistica. Diciamo che siete due randagi nel senso più vero, due caratteri molto molto forti, ma uniti anche da un altro aspetto molto positivo. Non ve le siete mai mandati a dire, ma sempre con estrema serenità l'uno verso l'altro. Avete anche avuto, come dire, battibecchi. Ti faccio vedere io se non sono in forma per la staffetta, ma alla fine tra due signori avete sempre trovato l'accordo. Ma forse quello è la cosa giusta, perché come dice il grande Ratto Rudic, io non devo essere, quando sono passato dall'altra parte della barricata a fare il direttore tecnico, lui diceva sempre, Ratto Rudic diceva, che non devi essere amico dell'atleta. Se sei amico dell'atleta, è difficile che riesci a capire quello che lui vuole o quello che a lui va meglio. Perciò bisogna essere, non dico nemico, ma cercare di essere un attimino distante. E questo Alba, il prossimo anno sul Cemis lo prende a bastonata a questo punto. No, bisogna dire che allora non forse Alba ha così peccato di eccesso di zelo nei miei confronti, ma comunque certamente no, sì. Però bisogna dire che io da Alba sicuramente se ho imparato a sciare, era tra le sfide che avevo con Alba, non so se ti ricordi, da in Valcenales, finita la partita di calcio, dopo essersi allenati, cosa si faceva per defaticarsi? Una corsa sul rifugio. Lui diceva in dialetto valdostano neanche bon alle sue, cioè neanche capace esatto, stavi davanti. Bravissimo. Era proprio una sfida nelle sfide, e qui è nato quello che è stato probabilmente il livello della nostra squadra, perché me lo può sicuramente confermare Alba. Era il grosso, la grossa correttezza anche tra di noi, però la sfida sempre continua anche in allenamento tra di noi, che ci portava veramente ad arrivare a livelli esagerati, e quello che poi si trasformava in gara, e lì non c'era niente per nessuno. Intanto però non perdiamoci, perché infatti ci sta un'azione dello svedese Nelson e di Gaillard. Ci provano, queste qua sono proprio battute iniziali che lasciano fare intanto là davanti, ma qui sembrano avere il piglio giusto, anche se un po' prematura questa azione dei due. Jean-Marc Gaillard è un ottimo alternista, ragazzo dell'80 scia Salomon, è stato sesto nella gara dello skiathlon di Sochi, decimo in Val di Fiemme, un ottimo atleta, una buona polivalenza, con lui c'è Lars Nelson, che è un atleta importante in casa Svezia, anche forse in ottica eventuale staffetta. L'avete visto prima nella discesina prima, che stavano assaggiando il materiale, e questo è stato sia per gli svedesi che per i francesi, vedere un attimino come potevano comportarsi.
e qui è sicuramente prematura, è sicuramente prematura, però vogliono provare a vedere un attimino se gli altri hanno stesso materiale o materiale un attimino più scadente. Le Nortung Centro Group, beh, come al solito lui sicuramente non tenterà quello che sarà l'azione di ripescaggio dei due fuggitivi, se ne sta lì tranquillamente nella pancia del gruppo e lascerà sicuramente fare agli altri per una probabile recupero sui due davanti. Comunque ripeto, questa è un'azione sì di Jean-Marc Gaillard e Nelson bella tosta, ma c'è Poltaranin che capisce che è meglio tornare sotto. Infatti gente alternisti come Poltaranin non lasceranno sicuramente fare. Infatti sta lui tirando il gruppo, aiutato anche da Tönsen, perché non vogliono creare un distacco che non dico sarebbe incolmabile, ma più difficile da colmare. Sin qui coperti i russi che sono lì a centro gruppo, ma mai in testa anche la Norvegia, piuttosto coperta, anche se Tönset ha messo per un attimo il becco davanti. Con il 17 c'è Jean-Marc Gaillard, sempre lui al comando. Il commento di Valbuso sull'azione del duo franco-svedese. Ma è una buona azione, sicuramente loro stanno agendo di quella che è la loro tecnica e stanno così facendo una piccola differenza, ma vediamo già che qualcosina dietro si muove. Anche Colonia non ci sta a far così, lasciare troppi metri a questi, ai due fuggitivi, anche se ripeto, in due troppo presto partire adesso. Poi Colonia sta coperto, sta facendo lavorare gli altri, come si suol dire, e penso che sia la tattica giusta per cercare di tornare sotto senza problemi. Italiani dai 20 ai 23 secondi, inquadratura dall'alto, prima di una pausa, il duo di testa. Altissimo livello. Jean-Marc Gaillard in testa assieme a Lars Nelson, e qui si vede Francesco De Fabiani con Roland Clara e anche David Hofer, chi più chi meno sono messi in posizione piuttosto buona. Ci ha fatto vedere Marcus Helmer intanto nella parte alta, diciamo compaesano, concittadino, una cittadina di Elivore, di Harlottekalla. Un'indicazione del fatto che abbiano aumentato l'andatura è il fatto che non sono più distribuiti su quattro binari ma su due. Un po' è ovviamente dovuto anche alla pendenza, al fatto che siamo in un tratto non di salita ma di discesa, però sembra che insomma qualcuno si stia allarmando per la fuga dei due di testa, per cui sì, che non sono due carnea di Toto, anzi, e infatti da dietro ci si muove, si è fatto vedere anche Alex. Adesso tornano sotto da dietro, spinge a tutta Jean-Marc Gaillard con lo svedese al suo fianco, Nelson che perde qualche passo, adesso Poltaranin assieme ai russi, mi pare Bilov e altri, sì, Tönset, che tornano sotto per la Norvegia. Kazakistan, c'è anche Harvey all'interno. Harvey e Poltaranin, due uomini da classico, sono lì davanti per tenere d'occhio, tengono a distanza nel mirino i due fuggitivi, non vogliono veramente perderli d'occhio, perché sappiamo benissimo che il fondo non è come ciclismo, il fondo non è che puoi prendere due minuti, e se prendi due minuti qui vai al traguardo, però li stanno tenendo sempre nel mirino il gruppone, i due fuggitivi. Sì, sono sicuramente, ci stanno credendo tanto davanti, ma quelli che stanno inseguendo non vogliono perdere quel gap che si diceva prima, prendere quel gap che c'era prima. Sono pochi secondi per di più, siamo sì, a 7-8 secondi. Vediamo Harvey che sta incentivando le frequenze per cercare di colmare il gap. Ci sono tutti i migliori nel gruppo di testa, con il 39 sfila anche, un po' a sorpresa, Mikhail Semenov, che è stato 24esimo nella gara olimpica. C'è l'Italia che passa con De Fabiani, con Clara, con David Hofer. Mi sembra Clara un pochettino più staccato, però forse per questo avvicendamento che c'è stato prima nella prima salita.
Sì, infatti è quello che è il problema del traffico in pista. Quando si è in troppi non si riesce magari a trovare il canale giusto e di conseguenza rimani un po' indietro, ma ho visto con buon occhio e volentieri quella che è l'azione che sta improntando David Hofer. Sembra un attimino ripreso, è lì con De Fabiani in tecnica classica, dunque una ripresa di David Hofer che fa sperare per il proseguo di questo mondiale. Hai ragione Bubu, l'ho visto bene anch'io. Speriamo che abbia buoni materiali e ormai intanto vediamo dalla testa, il gap è stato colmato, c'è Harvey che è ritornato sulle code di Nelson e di Gaillard. Si va verso il passaggio all'11.5, quindi di fatto ancora 5 km scarsi e poi dallo stile classico si passerà allo skating per gli ultimi 15 km. Domani team sprint, quanto mai attesa per l'Italia, come detto avremo Pellegrino e Neukler, le chance secondo Fulvio Valbusa sulla squadra italiana in prospettiva team sprint maschile. Ma hanno già dimostrato che ci sanno fare, il podio è a portata, un mondiale si sa che è un mondiale, però Pellegrino sta benissimo, l'ha dimostrato nella sprint che l'ha giocata alla grande, poi naturalmente si è trovato di fronte al campione del mondo, il campione olimpico, e lì veramente hanno aperto la maniglia in maniera esagerata e niente, non c'è stato più niente da fare. E che dire, Didi Nockler potrebbe veramente ancora, non sappiamo com'è la condizione di Didi, però ha dato sempre un segnale positivo in tutta la stagione, è stato forse il più regolare, di conseguenza ci potrebbe stare un buon risultato. Intanto vediamo al passaggio proprio Hofer e con Clara un attimino in difficoltà Hofer in questo frangente, intanto De Fabiani 33esimo. Adesso arriveranno giù al passaggio al 10° chilometro tutto il gruppone. Sono insieme a Rötte, il mio favorito, perciò che stava scalciando un attimino. Ho perso la scommessa, mi sa. Vediamo, è finita, comunque lunga. E Harvey veramente brillante la situazione, la Norvegia si muove anche, c'è Paul Tajanin nel gruppo di testa dei russi, il gruppo qui è piuttosto allungato, sfilacciato, purtroppo le tute dell'Italia sono piuttosto lontane, siamo 20 secondi dietro, ripreso intanto il duo franco-svedese da un Harvey brillante. Sì, ma questo è stato un allungo di gruppo perché i due fuggitivi avevano qualche metro in più, poi Harvey si è preso la briga di andare a riacciuffare i due, di conseguenza il gruppo si è allungato. Adesso allo stadio si potrebbe rincompattare ancora tutto, ma dopo da lì, secondo me, dopo il passaggio verso l'11esimo, 12esimo chilometro, si riaprirà veramente il gas e chi in tecnica classica ha qualcosa da spendere sicuramente tirerà fuori in quel momento lì le proprie carte. Sono assieme i tre italiani, sono visto bene in fondo al gruppo, Marco? Sì, sono insieme, stanno cercando di limitare il gap, non penso che sia problematica per il momento la situazione, ma come diceva Bubu, stiamo a vedere i primi attori in classico prenderà l'iniziativa e vorrà cercare dall'inizio del prossimo giro a fare la differenza. Ecco Marco, ti faccio anche questa domanda, tu hai gareggiato per una vita come atleta, poi come direttore agonistico del Fondo Italiano, la FIS ha scelto questo format di gara introducendolo di fatto già in Val di Fiemme nel mondiale del 2003, non c'è forse un controsenso in questa scelta? Non era più bella e più avvincente la vecchia formula dell'inseguimento, prima gara in classico con medaglia, questo sì, e poi inseguimento in skating? Assolutamente, era un'altra emozione, un'altra cosa, un'altra gara. Forse anche più rispetto per l'atleta, o sbaglio? Ma assolutamente, ancora peggio era, come discutevamo prima con Bubu, quello che è successo in Coppa del Mondo a Sappada, mattina una gara, al pomeriggio un'altra gara. Io mi ero battuto ai tempi per il discorso ancora peggio di questo, che assegnavano una medaglia in due giorni di gare. E questo era assurdo, perché non era possibile. Se si ritornasse al format di una volta, forse era più rispettoso sicuramente per gli atleti e più concreto e più anche di spettacolo, a mio parere. Beh, sicuramente Alba mi darai conferma che è stata tolta la gara più bella, la Gunders, così chiamata allora, che era una 10 km oggi e l'indomani
anni si facevano a 15 km in seguimento. Quello che si poteva fare magari era aggiungere la medaglia nella 10 classica e dare naturalmente la medaglia dell'inseguimento. Era una gara spettacolare che ha sempre veramente dato uno spettacolo esagerato. Invece, come vedete qui, sì, è un bello spettacolo, gara in linea, contatto, è quello che vuole vedere la gente perché sa chi è in testa, però lo spettacolo su una gara del genere va un po' così a sciamare, limitativo infatti. I rifornimenti Alba importanti alla fine sono 30 km nelle gambe, qui siamo al terzo di gara. Sono 30 km nelle gambe, ma soprattutto, come dicevo, è tanto caldo, le energie vanno a scemare anche nel più piccolo scatto che tu puoi fare per cercare di sopravanzare in salita quello che si mette magari a spina di pesce, tu devi passare in stile classico. Il problema è riidratarsi e sicuramente cercare di preservare energie per quando verrà la gara vera, non che questa non sia gara vera perché stanno anche andando bene, però bisogna cercare di preservare energie. Passaggio allo stadio al 10 chilometro, gli italiani al passaggio, oltre 20 secondi, una pausa, poi torniamo. Questo tracciato così duro, vedremo insomma se sarà un risparmio, se questo è proprio la fotografia della condizione che ha in questo momento. Prima stagione piena per De Fabiani, che l'anno scorso esordiva anche ai Giochi Olimpici, tra l'altro facendo piuttosto bene. Tra l'altro, curiosamente, andando leggermente meglio nella tecnica un po' meno sua, quella del passo di pattinaggio. 10 chilometro. Con un gruppone di più di 30. Tornato anche a gareggiare Chris Freeman, che qualche anno fa, fino a qualche anno fa, faceva cose notevolissime. Questo è il gruppo di testa nello skiathlon del campionato mondiale di sci di fondo in quel di Falun, con un brillante Alex Harvey, sempre comunque alle prime posizioni sin dall'avvio, lui che è già andato a medaglia in questo mondiale, brillante medaglia d'argento dietro Peter Northug davanti a Olavegin Hattestad nella sprint che ha dato il là a questa 50esima edizione del mondiale. Dietro di lui con il 22 c'è Lars Nelson, sempre bene, brillante Jean-Marc Gaillard. Gli italiani sono in fondo a questo gruppo. Sono in fondo a questo gruppo gli italiani, ho visto ahimè indietro proprio un De Fabiani che, se De Fabiani fosse veramente in condizioni come lo era a Oberstdorf, non avrebbe perso la testa di questo gruppo, perché ricordiamo che l'andatura non è impossibile, ancora tanti gli atleti lì davanti, e ahimè ho visto veramente in difficoltà De Fabiani, anche sopravanzato da Clara, che sappiamo benissimo che in tecnica classica non è un leone, e qualche problema in più ce l'ha proprio il Defa. Intanto Harvey là davanti sta scandendo un buon ritmo e sta facendo vedere che la condizione della sprint se la sta portando ancora avanti. Ah sì, lo vedo bello in faccia, anche come si osa dire in termine tecnico, lo vedo bello in faccia, vuol dire non sta soffrendo anche un ritmo non troppo elevato, ma comunque scandito da lui. E invece Northug sta di nuovo facendo vedere che magari è stanco, è lì che si stacca, si riattacca, è sornione nella pancia del gruppo. Infatti la regia va proprio a scovare là davanti, proprio davanti al russo, con il 4 per Ter Northug. L'abbiamo visto poco fa barcollare, ma questo qua è sua abitudine, lui è veramente un attore, si può dire, anche in pista ti fa magari capire che non è in condizione, dopo magari nell'ultima salita apre il gas, ti passa sopra e ti asfalta letteralmente. Intanto però qui davanti ancora Harvey è i migliori della tecnica classica, è tornato davanti Niskanen, che nel primo giro si è fatto vedere. Attenzione, perché ci potrebbe stare veramente un'accelerazione adesso del finlandese. Gruppo diviso in due tronconi, nel secondo gruppo c'è anche Clara che deve stringere i denti nella parte di gara lui meno congeniale, anche la Germania in difficoltà con soltanto due atleti in partenza, Notz con il 25 e poi Jonas Döbler, Germania che è lontana dai passi del recente passato, qualche non sono una signora squadra al maschile, non solo negli ultimi anni invece grande difficoltà. Qui siamo con il passaggio all'11 e mezzo,
l'azione del gruppo che adesso è guidato da Livo Niskanen, sulla cui scia c'è Dietrich Trunset, Harvey sempre lì con i primi, Nelson, Vilegzanin, Gagliara, Di Raug, Hellner, anche lui coperto sin qui. E anche Colonia è lì presente, Petar Northug, ecco, dunque è ritornato su. Ma è normale, lo sappiamo benissimo, la posizione ideale per i nostri. Adesso sta arrivando anche Roland Clara, sarebbe lì davanti con il gruppo, perché adesso veramente qualcuno aprirà e romperà gli indugi ancora una volta in questa parte finale della Tecnica Classica, mentre là dietro vediamo proprio il De Fabiani che fa fatica dietro, fa fatica. No, non ci sono nessuno dei due, assolutamente non sembra neanche che abbiano problemi materiali, almeno a vedere. Bubu, dammi conferma. No. Penso che sia un attimino di defiance proprio fisica, a mio parere, su questa neve. Intanto anche Röthe in difficoltà in casa Norvegia. Alba, ti grazie, devi smentire, grazie, qui dietro, vedi che te le becca. Silvano è fatto così, è un buon uomo, però quando può te le lancia. Grazie per il buon frecciatine. Vabbè, comunque. Tu con Nortug, io con Vilezzani, non è che siamo messi benissimo. Aspetta, perché Nortug lo sappiamo, eccolo qua. Lì. Saremmo molto più felici ad avere là davanti i nostri, ma purtroppo giornata veramente così dura, la gara non è finita. Ripetiamo che il migliore dei nostri è Roland Clara, che è distaccato dal gruppone di testa di una decina di secondi, magari potrebbe anche così provare a tornare sotto, ma credetemi che adesso già in fila indiana Niskanen e Harvey romperanno di nuovo quelli che sono gli indugi su questa ultima parte di tracciato in Tecnica Classica. Intanto si è ritirato Sergei Dolidovic, atleta di esperienza che fu quarto nello skiathlon, se non ricordo male, in quel di Oslo. Vedete adesso il passaggio proprio Roland Clara, non è male, l'azione di Roland Clara è ancora bella pimpante, dunque vuol dire che non sta patendo, lui è il suo, purtroppo è il suo livello, quello della Tecnica Classica, essere in queste posizioni, dunque potrebbe starci un distacco intorno ai 30-40 secondi. Adesso si inizia a far sul serio, paura. Si apre la maniglia. Inizia la gara. Vediamo Niskanen. Il Gaillard che sta cercando di dare un senso all'A per cercare di dare una svolta alla gara. Lavora per sé o anche forse per Magnifica? Lavora anche per sé, sicuramente lavora anche per sé. Sicuramente Niskanen sta facendo quello che è lui gli è più normale, cioè andare forte in tecnica classica. Sappiamo che in tecnica libera non è così forte. Adesso si è messo davanti come si era messo davanti all'inizio. Adesso tenterà proprio l'azione. Guardate, appunto, proprio Niskanen ha aperto veramente il gas. Sta portando via qualche atleta con sé, ma non molleranno dietro sicuramente i migliori. Harvey, Gagliara, Vilegzanin nel gruppo di testa. I russi sempre coperti, mai al comando. Per la Norvegia c'è Trunset, più forte in classico che non in skating, con il 5 c'è Niklas Di Raug, discorso un po' analogo, e qui si è aperto il gas. Sì, qui si fa sul serio. Sembrava un po' frastagliato il gruppo, ma è perché stanno tirando ognuno sul proprio binario, stanno cercando veramente di dare l'inizio alla gara. E qui vediamo su questa salita, che è la salita forse più impegnativa, perché non c'è tantissima tenuta, si sta verso il bosco e la neve è molto più bagnata. Vediamo chi avrà più buoni materiali. Niskanen è davanti con Harvey, poi là dietro vedete nella seconda parte di gruppo c'è Petter Northug e Dario Colonia. Sono veramente vicini i due, ma davanti ancora una volta Kettu Niskanen con il 12, sta facendo una bellissima gara Tonset in tecnica classica del norvegese. Marcus Elner, chi è che sta facendo? Volevo arrivare lì. Chi sta lavorando molto bene? Marcus Elner. Attenzione. Sì, infatti è insieme al gruppo, non ha distacco, sta cercando di soffrire per arrivare alla tecnica a lui più congeniale, e se riesce ad arrivare indenne a questa salita, poi nello stile skating sappiamo che non è il migliore forse nell'otto dei partenti. Bene, sta facendo la Svezia nel suo assieme, adesso Colonia torna sotto, in zona Colonia c'è anche Stanislav Wolzenzef, Paul Taranin. L'Italia purtroppo deve stringere i denti in questo frangente, soprattutto con Roland Clare, ma i secondi iniziano ad essere tanti per sognare quantomeno un posto sole nello skiathlon maschile. È dura essere così, dobbiamo essere naturalmente positivi, però non compaiono ancora là dietro i nostri. Qui davanti ancora c'è Magnifica, che sta veramente facendo un ottimo
un'ottima gara in tecnica classica con Tønseth e Livoniskanen. E dopo, sì, ancora ripetiamo, la prestazione, ecco che compaiono, proprio l'ha detto, gli italiani. C'è Clara, siamo sui 25 secondi a spanne, vediamo il distacco, il gruppo di testa che passa, lo vedete in grafica, bene la Russia, c'è Colonia, Elner, Eikkinen. Anche Petter Northug passa a 9 secondi. 9 secondi non sono nulla, sono ancora abbastanza vicini, è contenuto il distacco fino sui 10-15 secondi, ma i nostri potrebbero essere già sulla trentina, 35 secondi o forse anche più. Clara in volto, che dice al Barello? No, fa fatica. Non mi piace tanto, eppure i materiali sono buoni. È a 34 secondi. Sì, molto stanco, deve limitare i danni, ma ho visto prima nell'inquadratura, prima nella discesa, che è stato sopravanzato subito da due altri atleti. Non vorrei che abbia prediletto un attimino la tenuta in quanto alla scorrevolezza, non lo so, vediamo alla fine quanto prenderà nella discesa nello stadio. Sì, dopo bisogna vedere anche adesso al passaggio, al cambio dei materiali, cosa succederà, se si partirà subito a bomba o se un attimino ci si controllerà e potrebbe tornare. Ecco, solitamente favore, si tende un po' a rifiatare. Sì. Sì, mentre si va allo stadio. Tendenzialmente si tenta di tirare un po' il fiato e andare via e cercarsi di guardarsi ancora in faccia per capire quali sono intanto gli avversari che sono rimasti lì e dopo per vedere appunto come si sta, perché sappiamo che il cambio di attrezzi muscolarmente a qualcuno fa male, a qualcuno fa un po' meno male e di conseguenza potrebbe essere avvantaggiato l'uno o l'altro. È sempre una questione di adattamento, chiaramente, perché chi non predilige una tecnica piuttosto che un'altra, chi riesce ad adattarsi meglio, chi va forte in tutte e due le tecniche può fare la differenza, ma anche la condizione della neve, quanto tu riesci a sprigionare la tua forza su una tecnica piuttosto che un'altra, e la condizione della neve è anche basilare per i tuoi materiali. Qualche sorpresa c'è nel gruppo di testa, tra gli altri vi cito Andrew Musgrave che lotta per le prime piazze, anche Ivar Rima per l'Estonia, anche il giapponese Keishin Yoshida, sono atleti non di particolare blasone ma che sono lì nel gruppo di testa. Quando siamo già quasi verso lo stadio, tra poco 15° chilometro, si lascia lo stile classico, si passa allo skating, un altro mondo si apre a livello fisico e soprattutto penso che Bagar sarà soprattutto negli ultimi 10 chilometri. Ma sicuramente saranno gli ultimi 10 chilometri. Adesso tutto un cordone in fila indiana con davanti il francese Magnifica, sulle code uno strepitoso Tønseth con Harvey che non molla. Harvey l'abbiamo, nessuno l'ha dato come favorito quest'oggi, però attenzione perché Alex Harvey potrebbe essere veramente quello che fa la sorpresa qui a Falun. Non so se siete d'accordo, i russi mi sono sembrati non velocissimi in discesa. Prima ho visto spingere via Legzanin, dove gli altri erano già invece via. Era allo stesso livello di Clara, a mio parere. Notavo prima quello. Bisogna vedere veramente che cosa hanno deciso di fare. Se tenere un attimino di più per questa neve che non ti consente forza in salita o... Dare predominanza alla scorrevolezza, non lo so, questo è certificato. Intanto vediamo che Gaillard sta facendo la differenza davanti nello stile a lui più amato e più che gli ha dato più risultati. Adesso vediamo al cambio materiali cosa succederà. Rifornimento e poi stadio, tecnici norvegesi, un gran da fare, un gran via vai a destra e a sinistra. Sì, anche questo, le piazzole di rifornimento che sono appena prima del cambio. Non so, Marco, se ho visto bene, ma Northug non è riuscito a rifornirsi, non so se ho visto bene, ho visto il tecnico con... Notavo anch'io, ha sbagliato, proprio ha mancato quello che era la boccetta di rifornimento, ma sicuramente gli sarà data... tra un po'. Intanto il cambio degli sci importantissimo, qua bisogna essere calmi, tranquilli, ma allo stesso tempo veloci nell'uscire in maniera così, con lo sci agganciato. Ha recuperato alla grande anche Dario Colonia e lì davanti appunto con Harvey Magnifica escono Harvey, Gaillard, Velov, Colonia, Diraug, Nelson, Elner, Poltarani, Vilizanin e Niskanen, i primi 10 in uscita, Northug giusto dietro. Sono tutti molto vicini, in 10 secondi sono una ventina di unità, dunque è ancora tutta gara da giocare. Intanto arriva anche Roland Clara, vedete che si appresta al cambio sci anche l'atleta azzurro con un
così un gap a ridosso. Siamo sui 40 all'uscita. Sono tanti. Adesso vediamo come sarà impostata l'azione di chi è là davanti in tecnica libera. Speriamo che non tirino subito a manetta, perché... Ma l'ultimo cronometraggio ne aveva 47, 45 in uscita, sullo stesso livello. Sono tantini secondi di ritardo per Roland Clara, 27esima piazza quando siamo nella seconda parte di gara. Il gruppo di testa composto da una ventina di atleti, una pausa, poi torniamo per gli ultimi 15 km il mondiale di sci di fondo a Falun. È caldo. Sono passati i due azzurri che stanno andando peggio: David Hofer 34esimo 1.18, Francesco De Fabiani 35esimo 1.20. Meglio sistemato, meglio in classifica Roland Clara, che ha un ritardo di 45 secondi, 27esimo. E dovesse andare in una certa maniera, potrebbe anche provare a tornare sotto. Certo, c'è bisogno di gruppi e questo è troppo numeroso per poter essere protagonista nella parte alta. Sempre Alex Harvey davanti, il canadese. Ecco, gli sci invece, che differenza c'è? Gli sci sono più corti, hanno un ponte decisamente diverso. Ecco, il ponte è la struttura che viene a crearsi sotto il piede, diciamo, sotto l'attacco. Assolutamente sì, è proprio, si chiama ponte proprio perché idealmente è un ponte, tocca in punta e in coda, e la parte centrale viene, diciamo, sulla quale viene impresso il peso del corpo dell'atleta, viene a contatto con la neve nel momento giusto. Poi può nel momento essere della scivolata, può essere appunto uno sci detto in gergo più duro o più morbido a seconda anche della neve. Tendenzialmente su nevi ghiacciate si usano sci dal ponte più duro, quindi che non aderisce perfettamente alla neve, se non con pressioni molto elevate, e invece quando c'è neve morbida, come anche in questo caso, si utilizza uno sci più tenero che aderisce molto di più alla neve. Come dice, per completare diciamo un argomento, gara paga 45 secondi e 27esimo, Hofer 34esimo 1.18, De Fabiani 35esimo a 1 minuto e 20. Non ci siamo. Clara, speriamo che adesso recuperi un attimino i primi chilometri e poi cerchi di limitare i danni e ritornare un attimino sotto, ma qui la gara non sembra che sia ancora partita, no? Stanno valutando un attimino le cose, c'è sempre un Harvey strepitoso che sta tirando il gruppone, Colonia, Sornione e tutti lì che aspettano. Marco, guardavo Clara di fatto un po' da solo, nel senso che ha Yahoo Yerg, Lettonen, ma non ha pattinatori eccezionali vicino a lui, sarebbe importante averli. Ma difatti l'aiuto serve sempre, soprattutto in queste gare, per cercare di colmare il gap, ma io metterei ancora un po' l'accento anche su Magnifica. Lo vedo pimpante, lo vedo lì appena dietro in dodicesima, tredicesima posizione, e sappiamo che lui ha un cambio di ritmo in salita che può far male. Sì, quello che è a nostro favore, specialmente a favore di Roland Clara, è la salita che stanno affrontando, questa salita alla Nürburgring, una salita veramente tosta che verrà fatta tre volte, tre tornate per gli atleti, e qui Clara potrebbe non tornare ma recuperare qualcosa. Vedremo già sin dal primo giro se saprà rosicchiare qualcosa su questi primi 5 chilometri in tecnica libera, perché sappiamo benissimo che Roland Clara ama queste erte, queste salite, e magari potrebbe anche rosicchiare qualcosa la testa. Passano, sì, infatti, tutti assieme di fatto, vai Marco. Ma di fatti stanno passando tutti assieme, si è colmato un attimino quel troncone di 15 sugli altri 5 che inseguivano, perciò vuol dire che il ritmo non è così sostenuto, stanno valutando le forze per poi iniziare la gara.
chiaro che in queste condizioni quelli che sono dietro hanno questo obiettivo di riavvicinarsi al gruppo. Non è facile, però è sempre un incentivo maggiore vederseli davanti a non vederli. Nortuga 16 secondi dalla testa, quindi non brillantissimo sin qui, lo vediamo. Eccolo qua, che passa, è tutto un cordone, tutto in fila indiana, non è che sia... Intanto Kurt Niskanen, l'abbiamo visto che ha avuto un problema con un bastone, ha rotto un bastone in salita il finlandese. Tanto là davanti ancora Alex Harvey, seguito da Evgeny Belov, anche lui non l'abbiamo tenuto in considerazione, ma sono in 17 nel gruppo di testa. Di fatto l'ultimo è Nortug, davanti a lui Poltaranin, Voltensepp e Livo Niskanen. E aspetto il passaggio, questo intertempo che non c'è però ancora, di Clara, che aveva 45 secondi allo start. Benissimo Colonia a vederlo pattinare, e anche Musgrave mi sembra che quello lì che è passato con le maniche su. Sì, intanto l'inquadratura, la regia va su Peter Nortug, ma là davanti non si sta andando fortissimo, però non è che si stia facendo tanto melina, assolutamente no, perché finché il gruppo rimane, vedete, così allungato, vuol dire che chi è là davanti in questo momento, Alex Harvey, sta tenendo un ritmo non impossibile, ma bello, bello, sempre in spinta, che tiene praticamente sui ferri tutti quelli che inseguono. Clara 48 secondi, 22esima piazza. Ricordo il gruppo di testa è composto da 18 atleti, di fatto c'è anche Chernyshov a 18 dalla testa, Clara è a 20 secondi da quel gruppo, dalla coda del gruppo dove ci sono Nortug e Chernyshov. Sono 20 secondi che in una pista così non è una pista che ci si veda tanto, è una pista molto tortuosa, grossi rettilini non ce ne sono, e questo potrebbe giocare un po' a sfavore a noi e soprattutto a Roland Clara, nel senso che se ci fosse un bel rettilineo che te li vedi là davanti, ti viene magari lo spirito di andare a ciuffare appunto il gruppo che ti sta là. Adesso il ritmo sembra un po' calato ancora, ci si riavvicina. Ha fatto rifornimento e l'unico posto dove puoi vederli è il passaggio nello stadio. Esatto. Però tante volte questo ti dà ancora più nervoso o ti fa calare le energie, perché se li vedi in cima al pratone dici cavoli, devo arrivare fino là e devo andare a prenderli, e questo magari ti demoralizza un attimino. Speriamo che il ritmo sia così come in questo momento, perché non penso che stiano tirando tantissimo, anche no. Se Colonia ha voglia di partire di nuovo. Solitamente perfetto Dario Colonia nella lettura di una gara, raramente ha sbagliato. Assolutamente, un personaggio che in tattica di gara non ha da imparare da nessuno, e soprattutto sa dosare le sue forze, che questo è importantissimo in una gara dura come oggi. Ecco, se tu adesso fossi in pista, che cosa diresti agli italiani? Cosa vuoi dirgli? Più che incoraggiarli non si può, cercare di non forzare, perché se forzi in una gara del genere, con il distacco che hai, puoi solo incrementarlo, a mio parere, se non sei in condizione, se non hai materiale adeguato. Perciò devi cercare di limitare i danni e fare il possibile. Ormai la gara io penso che si sia giocata, è difficile che questi davanti abbiano una crisi allo svedese del 93, perciò non ho idea di dirgli altro che coraggio, che finirà presto. Cosa ti devo dire, purtroppo è così. Sì, lì davanti intanto quello che mi stupisce è l'azione ancora di Alex Harvey là davanti, che sta tirando tutto il gruppo, il canadese in condizione strepitosa, perché ha speso tanto, ma evidentemente sente di essere supportato dal fisico. Ma sicuramente da fisico, materiale, e sicuramente galvanizzato, perché naturalmente quando becchi una medaglia nella gara di apertura ti puoi anche così gasare e portare così quello che è questo entusiasmo nella gara successiva. Però ripeto, lì dietro ci sono ancora atleti fortissimi, da Dario Colonia ai norvegesi di Raug, a Nortug, attenzione ancora anche a Tønseth, che è lì a ridosso dei primi. Dunque si fa vedere anche il favorito di Silvano Gaden là sulla sinistra, eccolo lì, Vilek Zanin davanti adesso. ma non diciamo nulla. Io adesso punto le mie ultime card su Magnifica, perché lo vedo troppo bene.
Albrella forse ha visto bene, perché Magnifica ha speso poco, sempre coperto, sempre davanti, e qui l'azione inizia a essere importante, perché in tanti iniziano a far fatica, lo si vede anche da Matti Hirkinen, che non è l'ultimo arrivato. E vediamo con il 4 Peter Northug, sulle sue code c'è Stanislav Wolzensef. Attendiamo anche il passaggio di Clara, intorno ai 48 secondi il suo ritardo, l'ultimo intertempo dal gruppo di testa, con sempre Harvey tallonato dai due norvegesi, poi Villezzani. Harvey deve essere in condizioni strepitose, perché cos'era, due anni fa, sinceramente anche l'anno scorso, non ha brillato come è suo solito. Veramente ha trovato la giornata giusta, ma soprattutto l'appuntamento importante l'ha saputo preparare veramente bene, e darà del filo da torcere in questa gara, ma anche nelle prossime. Già oro nel team sprinting classica Oslo. Guardiamo Northug, che è già lì. Qua sul tracciato dove l'ha visto protagonista in questa parte finale del 5 km, che è la parte finale anche della gara sprint. Peter Northug qui era stato staccato da Federico Pellegrino, poi l'aveva ripreso proprio in questa discesa, su questo rettifilo che porta al giro di boa, che ti imbocca sul rettilineo finale. E qui ancora tutti quanti in fila indiana, con davanti ancora lui, Alex Harvey, supportato da un gran materiale. Che comunque pubblico comunque allo stadio di Falun, bellissimo, spettacolare correre in condizioni del genere con tanto pubblico. Siamo al 20° chilometro in 52 minuti, che andamento è? È un andamento abbastanza veloce, ma una gara dura, non è velocissima, ma adesso c'è questa fase molto delicata del rifornimento, qui bisogna assolutamente prendere rifornimento. E con il 27 ho visto anche Musgrave, l'inglese tiene botta. L'inglese è qui, uno su tutti. Ricordiamoci che è inglese, ma si allena da ormai da 10 anni con la squadra norvegese. E no? Si vedono i risultati. Assolutamente, sta crescendo anno dopo anno, perciò un grande applauso anche a Musgrave. Il gruppo qui è allungato, siamo a meno 10 km dal traguardo. Alvarsson, Nelson, Musgrave. Il gruppo di testa è composto da 18 a 17 con Poltaranin, Cernusov. Poltaranin un po' sulle gambe. Fa fatica in tecnica libera Poltaranin, come sta facendo fatica adesso in questa fase anche Livo Niskanen. Ne passa anche Roland Clara, l'abbiamo visto adesso spuntare proprio ora. Vediamo il ritardo di Rollo in questa fase in tecnica libera. Eccolo là che sta arrivando. Non tiene sostanzialmente, ma non guadagna. Infatti tiene la stessa 49 secondi. Pausa, poi gli ultimi 10 chilometri. Tutti assieme. Poi Cernousov comincia a perdere terreno. Niskanen è stato preso da Roland Clara, che lui si può andare a prendere via via tutti quelli che perdono contatto e che magari sono meno bravi alla distanza di lui, meno bravi in salita di lui e meno bravi nel passo di pattinaggio del altoatesino delle Fiamme Gialle. Intanto vediamo che la fila è molto allungata, segno che l'andatura è impegnativa perlomeno, e Harvey non demorde. Alex Harvey continua a fare tutto da solo, ogni tanto spunta fuori qualcuno, in questo caso con il 5 c'è Niklas Gierhoek. Non c'è il gioco di squadra ciclistico nello sci di fondo, ma con queste formule in linea non mancheranno molti anni. Poi bisogna dire che in queste occasioni, come un po' nel ciclismo alla prova su strada dei giochi olimpici, ogni nazione ha non più di 4 atleti, abbiamo visto che qualcuno ne può avere 5, ma non è il caso di oggi, perché il campione del mondo in carica è uno svizzero. Anche in questo non bisognerebbe incidere, nel senso che in questa gara si può anche sacrificare uno perché faccia il lavoro per gli altri. Quindi il campione del mondo, la priorità o quantomeno il privilegio per il campione del mondo in carica di esserci comunque, garantendo a una nazione, nel caso fosse la Norvegia o anche la Svezia al femminile, la presenza di qualcuno in più, ma anche la Svezia al maschile, sarebbe un vantaggio fuori dell'ordine dei 4 per numero massimo di contingente. In questa occasione il povero Harvey non ha la possibilità di fare grandi giochi di squadra, perché essendo l'unico canadese non può contare sulla collaborazione di altri. Cosa che quest'anno ha fatto un passo indietro la squadra canadese, esatto. Nel senso che Harvey resta Harvey, ma il primo degli azzurri
Roland Clara a 50 secondi dalla testa. Dunque sono veramente tanti, adesso bisogna guardare avanti. Probabilmente Clara ha capito che un'azione potrebbe essere un'azione per provare a riacciuffare il gruppone, potrebbe essere solamente uno spreco di energie per il futuro del mondiale, che sappiamo benissimo ci saranno a 15 in tecnica libera, dove Roland Clara potrebbe veramente giocarsi le sue carte. Intanto qui si allarga il gruppo con Harvey ancora davanti e i norvegesi ancora lì davanti, i protagonisti. Centralmente anche Helner, Marco. Ma Harvey sta tirando troppo, a mio parere. Non lo so se vuole dettare lui il ritmo, e è supportato da materiali fantastici. Quelli davanti staccava anche quelli dietro, perciò vuol dire che è supportato veramente. Attenzione, Harvey. C'è un attacco. Che difficoltà c'è, Helner. Attenzione, attenzione, che arriva anche Marcus Helner là davanti. Prova lo svedese in casa, infatti il pubblico si infiamma subito sull'azione di Marcus Helner. Sappiamo che arriva da una gara convincente in quel di Östersund in tecnica libera, ha fatto una partenza ad Östersund così così e dopo si è ripreso nel finale e ha chiuso alla grande. Attenzione, perché conosce benissimo questo tracciato Marcus Helner. Velof gli si attacca sulle code, sa che quello potrebbe essere un buon treno. Adesso sarebbe prematura l'azione anche di Marcus Helner, perché sono tanti, sono ancora in 11, sono tanti, le condizioni non sono ancora, non è stata una gara tirata, di conseguenza probabilmente c'è tanta energia ancora dentro in tanti atleti, e un'azione adesso potrebbe essere sì veramente prematura, o addirittura potrebbe anche tagliarti le gambe. Sta facendo molto bene Belov, Marco. Sicuramente sta facendo molto bene Belov, però quello che sta facendo Helner è sta assaggiando quello che hanno sprecato gli altri suoi avversari in classico, a mio parere, perché è partito in questo momento meno adatto sicuramente, però per vedere un attimino quanta energia hanno ancora. Difatti si sono staccati, tipo Harvey, che allora era andato davanti soltanto per cercare di, non dico frenare il gruppo, ma tenerli un attimino tranquilli. Sì, infatti hai visto bene, Marco, adesso qui Kalle Alfra sono inquadrato con Harvey sulla sinistra, sta patendo quella che è stata questa, non accelerazione, ma come hai detto te, così sta tastando quelle che sono le condizioni degli avversari più diretti, e appunto si è incollato subito sulle code il russo Belov. Ecco, conta molto anche l'aspetto psicologico, come dire, io ci sono primario. Adesso. Certo che sì, è fondamentale, primario, come appunto dice Marco, è primario l'aspetto proprio psicologico di rimanerli davanti e guardare anche in faccia l'avversario, guardare l'espressione dell'avversario. L'area 59 secondi. E chi ha fatto il ritmo all'inizio, Gaillard, Alvarsson e lo stesso Harvey, non dico che stanno patendo, però un attimino hanno accusato il rilancio di di Helner. Peter Nort, che l'abbiamo visto poc'anzi inquadrato, questo è un tratto in piano, il gruppo di testa è composto da una dozzina di atleti, siamo da poco oltre il 21esimo chilometro, i russi sin qui coperti si mettono sulle code degli sci di Helner, che si volta. Quando si volta un avversario sicuro di sé, guarda indietro, guarda che selezione ha fatta, ma quello che mi fa paura, ma fa paura nel senso dovrebbe fare agli altri paura, è il signore qui inquadrato. Attenzione, perché Marcus Helner ha incrementato quello che è il ritmo e non si è staccato Peter Northug. Se non si stacca Peter Northug, portarlo gli ultimi 2 chilometri è dura per tutti. Dunque attenzione, perché la gara è ancora tutta da vivere, ma Marcus Helner sa benissimo che le carte se le deve giocare, non sicuramente l'ultimo chilometro, ma nella salita Norrbacken, che potrebbe fare la differenza anche in questa gara maschile. Vi do anche il dato di Hofer, che è 32esimo a 1.52 dalla testa, giornata 9, partito a 1.18, quindi brutti segnali per David, non c'è ancora il passaggio all'ultimo intertempo, nemmeno per Francesco De Fabiani. Marco Alvarello. No, non bella la gara, purtroppo conferma nel caso di Hofer la sua conduzione in tutta la stagione, purtroppo deve trovare di nuovo la sua dimensione, sicuramente è forte, sicuramente l'ha fatto vedere che è fortissimo, però è chiaro che è difficile puntare su di lui per un'eventuale staffetta. De Fabiani può essere una giornata no, può essere tante cose. Però non
un attimino inferiore alle sue aspettative. Non lo vedo ai vari passaggi, quindi tra virgolette non so se non c'è stato un abbandono per De Fabiani, vedremo poi di darvene conferma o meno, ma questa è la lotta per le medaglie. Il gruppo si è assottigliato in maniera importante. Vediamo adesso Di Raug sulla destra con il 13, sempre Marco Sellner, campione olimpico a Vancouver, nella gara dello skiathlon argento, battuto per 4 decimi da Cologna, anche lui molto coperto a Sochi. Siccome, come avevamo detto prima, i pretendenti alla medaglia potevano essere sì una 10-15 di elementi, e questo che sta succedendo proprio anche in questo skiathlon, duathlon, come si voglia chiamare, però lì davanti ci sono proprio tutto. Purtroppo manca un azzurro che ci poteva stare qui davanti. De Fabiani c'è, 39esimo a 3.06, Marco Albarello. Adesso la gara sta partendo, si sta facendo sul serio. Adesso con doppia spinta in quella salita Elner ha cercato di iniziare il forcing. Cambio d'immagine, si torna sulla testa della gara nel bosco di Falun, Teatro Romani, il collegamento al momento che vi do per la team sprint, per le qualifiche alle 13.45, le finali alle 14.15. Ricordo quest'oggi grande attesa per il salto che andrà in scena nel pomeriggio con il collegamento verso le 16.30 con Falun, con il commento di Massimiliano Ambesi per la gara del salto. Intanto si è ripreso anche Alex Harvey, eccolo qua che è tornato in testa, materiali fantastici, super sci quest'oggi, veramente bisogna dare quello 10 nel gruppo di testa, quello che hanno fatto gli skimen canadesi, veramente sci supersonici per Alex Harvey. E anche Alex Harvey portarselo in negli ultimi metri assolutamente è un po' scomodo. Veramente un brutto cliente per chiunque. Cologna lo vedo sornione, però non so quanto sia attendista. Vediamo al termine di questa salita. Nortug sale solito. Su 4-4. Sì, ma lui, eccolo qua, guardate, solito, adesso magari sfiderà in ultima posizione. C'è anche Kalle Halvarsson, sempre assieme a Nortug. Sì. Barcollerà, guarderà ancora in faccia il suo consuetudine, il comportamento di Peter Nortug, ma attenzione, adesso si passerà per l'ultima tornata e si veramente se ne vedranno delle belle. Chi, come prima nella gara femminile, oserà nell'ultima salita, o chi vorrà attendere proprio quella che sarà la fase finale. Sicuramente in salita non sarà Peter Nortug a partire, lascerà fare, magari cercherà di controllare, non perdere troppi metri, ma dal mio punto di vista Nortug non partirà. Potrebbe partire Dario Cologna, Marcus Elner o forse anche Eugeni Belov. In salita, adesso si alzano un po', sono rimasti nel gruppo di testa in 11 atleti, vi ricordo gli 11 di testa sono Elner, Belov, Di Raug, Trenset, Vilegzanin, Cologna, Harvey, Magnifica, Gaillard, Kalle Halvarsson, attenzione anche a lui, e Peter Nortug, poi qualche secondo dietro c'è Andrew Musgrave a 10 secondi, poi c'è un buco di 8 secondi per trovare Stanislav Bolzensef, 13esimo a 17 dalla testa. Non so se avete notato, in tutte le salite Di Raug continua a guardare Nortug. Ah, non, sì? Non so se avete notato questo, e continua a guardarlo, continua a chiedergli qualcosa, non so sinceramente che cosa voglia dire questo. Provate a vedere sulla prossima salita se tiene lo stesso atteggiamento. Ho visto... Vorrà fare una briscola magari in salita. Non so che cos'è che gli stava cercando di chiedere, perché è lì che continua a guardare Norton per vedere che cosa sta facendo. Vallo a capire, almeno da qui. Ma neanche fra connazionali riescono a capirsi. Eccolo qua, in ultima posizione proprio Peter Norton in questa fase di rifornimento. Ancora una volta ci si rifornisce Peter Norton, tranquillo, lì dietro. Che si alza così fa un po' paura. Fa molta paura. Nortug così se la sta studiando come e dove attaccare. Sta pensando quello che deve fare. Intanto davanti ancora Marcus Elner, meno 5 al traguardo. Elner, Belov, Harvey, Vilegzanin, Di Raug, Gaillard, Magnifica, Cologna, Halvarsson, Trenset, e 4-4 c'è anche Peter Nortug a 7 secondi dietro il gruppo dei 10, c'è Musgrave. Attenzione perché Peter Nortug con un balzo si è portato in seconda posizione, attenzione perché Eli era dietro a tutti all'inizio.
e adesso si è portato avanti vicino ad Alex Harvey, dunque se fa uno scatto del genere Petter Northug fa paura, ve l'ho detto e l'abbiamo visto anche prima. Petter Northug, ma è il discorso questo, lui a livello psicologico cerca di distruggerli mentalmente i suoi avversari, ha detto era dietro, sembrava che facesse fatica, poi li passa davanti e li guarda ancora. E questo a livello psicologico è la peggior cosa che può capitarti a te in gara, che magari sei tirato allo spasimo e vedi questo che si permette di giocare con i tuoi sentimenti, no? Diciamola così. Con le tue forze più che con i tuoi sentimenti. Sì, ma i tuoi sentimenti interiori, sì, diciamo, che è ancora peggio, perché non ne dici più di forze e dici devo lavorare di testa, questo qua mi massacra. Cioè, a un minuto, diciottesimo, vai. Atipico, come, cioè, non ce ne sono uguali. Può piacere o non piacere, però è l'atleta più forte degli ultimi anni. Tu ci hai gareggiato assieme, Bubo? Qualche gara l'ho fatta, ma cioè, era ancora giovane, diciamo, era un ragazzino. Una situazione con come quella che vediamo con Valbusa Northug. Valbusa avrebbe detto a Northug, tuo modesto avviso, che cosa? No, Valbusa sì. Si metteva vicino e gli diceva, anche se mi irridi così ti do quattro smanettate sul testone, vedi te. Se c'ho le forze, è sempre quello. E spesse volte ce l'aveva. Infatti. Ce l'aveva. Ora Markus Elner davanti, si avvicina proprio a quella che è, a mio avviso, la fase saliente di questa 30 km pursuit. E intanto ho finito la benzina. Kalle Halvarsson, sì, che si stacca di pochi metri, siamo a meno di 5 km dal traguardo, ci sono ancora salite impegnative. Salita impegnativa ancora da affrontare, là davanti ancora un gruppo di una decina di unità, si stacca solo Kalle Halvarsson, dunque sono in 11 per giocarsi le medaglie. Ancora davanti Markus Elner, Harvey tiene ancora il canadese e poi Bilekzanin con quel 6 lì. Bilekzanin, non vorrei mai che Silvano Gaden potesse aggiudicarsi la birra del pomeriggio. O l'hot dog, scusate, perché prima viene. Vai sulla gara, va. Benissimo. Diciamo che è meno avvincente, no? come gara fino adesso di quella delle donne, perché è stata tirata quella delle donne dall'inizio alla fine, però c'è sempre questa suspense dei primi 10. Ecco, adesso parlo. Dario Colonia parlo. Centrale salta Colonia centralmente con il 13 Markus Elner, Bilekzanin tiene, Harvey Brillante ha speso tanto ma c'è ancora salita, quasi un'ora e 10 di gara. Dario Colonia, campione olimpico, campione del mondo, sempre nascosto, ma adesso è lui al comando. Nessuno reagisce. Reagisce Bilekzanin all'allungo poderoso di Colonia. Marco Albarello. Sì, quello che si temeva, fra virgolette. Però forse Norton è rimasto un attimino intruppato, però non lo vedo così brillante. Presa la salita, non dico con calma, ma con i suoi ritmi. Invece Colonia sta cercando di fare il forcing, perché sa che forse portarseli in troppi all'arrivo non è così facile per lui, è scontata la vittoria. Si volta lo svizzero sulle code dei suoi sci, c'è Bilekzanin. Intanto Thomsen anche Thomsen, che sta veramente cercando di colmare il gap, è uno strepitoso Axel Harvey, che nonostante abbia speso tantissimo, Alexander. Tra l'altro siamo vicini al traguardo ma anche lontani, mancano 3,7 km. Attenzione, perché sì, l'azione di Dario Colonia può far male, ma non vorrei che fosse stata troppo prematura. Proprio l'azione dello svizzero, si sta letteralmente così piano piano ricompattando il gruppo, vediamo se scollinerà e rilancerà l'azione lo svizzero. Adesso sul cambio di inquadratura capiremo meglio. Pensa di grandioso. Rilancia di nuovo. Però non è così forte, non è così forte la sfuriata, diciamo. Sorprende fino a un certo punto Tönset, brillantissimo anche in skating. Lui che è un alternista sostanzialmente. Anche quello che sta meglio dei tre a vederlo così, anche come pattinata, come spinta. Un Tönset veramente rigenerato. Decisamente sì, Colonia si volta ancora una volta, Bilekzanin è dietro, Tönset la sorpresa in positivo in casa Norvegia, dove Northug è lontano ma non lontanissimo, siamo a circa 3 km dal traguardo.
Sì, Dario Cologna, Vilegzani, Tönseth in tre davanti per tre medaglie. Sembra quasi roba fatta, cerca di tornare sotto uno dei due francesi. Magnifica e Harvey, mi sembra. Sì. E Harvey è un buon materiale, buonissimo materiale, ricordiamolo. Scolina anche Peter Northug lassù. Sembra un po' troppo il distacco, sì, di Peter Northug, ma anche se bisogna fare ancora tutto il budello della sprint, attenzione perché la gara non è finita. Bisogna vedere quanto, perché ricordiamo, sì, hai buonissimo materiale, puoi avere, però quanto hai sprecato in salita, devi stare attento in discesa per tenerti gli sci, se sono troppo veloci, perché alla fine se non hai forza nelle gambe, per, soprattutto in una neve del genere, le cadute sono dietro l'angolo e non le la tiro nessuno. Sì. Rilancia l'azione ancora Dario Cologna sulle code, Vilegzanin è in terza posizione. C'è grande equilibrio nello skiathlon maschile, Dario Cologna, campione olimpico, campione del mondo, vanta due medaglie mondiali, tre medaglie d'oro a livello olimpico. Per la quarta piazza al momento, ma con chance di tornare sotto, vi sono anche Alex Harvey e poi un brillante Maurice Magnifica. Purtroppo per Clara il distacco intanto aumenta, la posizione non è male, ma il distacco è importante secondi per l'italiano. 4 secondi dal terzetto di testa Magnifica e Harvey. Li vedo brillante i due, sia Magnifica che Alex Harvey, attenzione perché potrebbero tornare sotto sui tre e sarebbe gioco a 5 per le tre medaglie. Sarebbe ancora più da vivere questo finale di questa Pursuit a Falun. Sono vicini, piuttosto vicini, un'ora e quasi 12 di gara con l'azione di Magnifica con Harvey, ha speso tanto, vediamo chi arriva con il 5, Niklas Di Raug, poi c'è Belov, ci sono gli svedesi, c'è anche Peter Northug, il distacco di Northug intorno ai 17-18 secondi, sono tanti o Northug può tornare sotto? No, secondo me ormai per questo gruppo è finita, qui intanto un doppiato, non facciamoci ingannare, e ancora spinte per Cologna in salita. Rilancia l'azione Dario Cologna sulla non molla Vilegzani, mai al comando. Mamma mia, Vilegzani. Sempre stato nascosto, sempre stato in riserva di energia e adesso può dire la sua. In volata per di più è molto rapido, ma tornano sotto gli altri due Harvey che hanno grandissima condizione. Lì c'è un doppiaggio, c'è Magnifica che si gioca una chance di medaglia. Davanti Dario Cologna, Vilegzanin, Tönseth, Harvey con Magnifica. Là dietro c'è Alvarsson che torna anche lui, tenta di tornare sotto nel gruppo Northug. Harvey doveva attaccarsi qua Harvey. Adesso vediamo, perché sappiamo benissimo che Harvey nelle azioni precedenti aveva gran sci, se riuscirà a tornare sotto, riagganciare il terzetto di testa, potrebbero essere veramente un grattacapo per tutti e tre. Sono 10 metri dietro. Non è distante e soprattutto nella parte dello stadio aveva degli sci fantastici, perciò non è detto ancora, anche Magnifica, siamo anche lì, se un po' più indietro il transalpino, sì. Questo è il gruppo con Elner, con Peter Northug che scende adesso in curva, è un po' lontano quest'oggi, ci vuole, sì, un miracolo. No, è questo qua dietro in fondo, sì, alla fila. No, niente da fare per Peter Northug, devo abdicare da quello che era il mio favorito di questa 30 km. Resterà Silvano Gaden che sul podio con il suo Vilegzanin, però torna sotto, attenzione ancora. Guarda Alex Harvey, guardate che sci. Questo è quello che fa la differenza quando ha sei speso supportato tanto, ma il materiale giusto per quantomeno lottare sino alla fine per una medaglia. Ma sicuramente perché lui si è accorto che aveva il materiale superiore, sia in classico, anche in classico aveva dei buonissimi materiali. E allora questo, guarda che sci passa via. Cioè, questa è un'ammazzata al fisico anche per quelli che sono lì. Sì. Questa è un'ammazzata veramente al morale per chi aveva preso qualche metro in più. Siamo quasi alla fine, Marco, questa è la salita che decide la gara? Sì, sicuramente. Se adesso ha tenuto ancora qualcosa di riserva il buon Zanning o se no il praticamente Cologna. Bene, se no Harvey può fare la differenza. Qui nessuno molla, se si va un'ipotetica volata, Harvey è forse il più veloce di questo gruppo assieme a Vilegzanin, che è veloce. Anche se vedo che fa un pelino di fatica a stare attaccato ai primi tre. Ma adesso c'è la salita finale, ancora questa curva a destra, poi l'ultima salitella che farà girare attorno alla pianta e poi ci si lancia. E ancora lì Alex Harvey è sulle gambe, vedete come qualche metro dietro c'è anche Magnifica, non lontanissimo. Cologna, Vilegzanin, rilancia anche il brillante norvegese, quest'oggi Tönseth. Vilegzanin passa davanti,
e Tonset li va dietro. Ci prova ma si incarta o quasi, rischia grosso Vilezzani, perde un passo, Colonia sulla destra, Vilezzani rilancia ancora il russo. Ma mi è russo davanti, rilancia l'azione su Dario Colonia, Tonset però non molla, attenzione Alex Harvey che in volata può tornare in zona medaglia molto più veloce di Tonset e soprattutto con gli sci che ha, dopo questa curva vedremo Alex Harvey perché se supportato dal materiale eccezionale potrebbe veramente passarli ancora una volta. Marco, guarda la gara si decide adesso sul materiale. Tonset ha il materiale uguale a Colonia, Harvey ha il materiale migliore, però c'è un Vilezzani davanti che sta facendo il forcing. Questa forcing è l'ultima salita, la prende lui per prima. Colonia capisce che bisogna attaccare, brillante l'azione anche del norvegese, ha speso tanto, lo si vede, materiali a parte, grandi materiali per Harvey. Vilezzani, questa è la curva poi fatale a Pellegrino. Mamma mia che finale, Vilezzani, Colonia. Ancora Colonia? Sarà un bel... Volata lunga, Vilezzani all'interno, Colonia rapido anche lui, duello russo, svizzero per la medaglia d'oro, rinviene Colonia, Vilezzani proietta avanti, che emozioni, si va al photo finish con il russo, forse davanti, russo, Maxim Vilezzani vince l'oro. E Harvey è ancora terzo. Mamma, Harvey se la merita, Harvey si merita questo bronzo perché ha fatto una gara eccezionale, si è supportato da un gran materiale, però Harvey si merita questo bronzo. Veramente. Ha fatto una gara fantastica, è sempre stato davanti, è sempre stato a dettare il ritmo, supportato da materiali grandissimi, però se non hai la condizione, il fisico e la volontà non arrivi a vincerti una medaglia in queste condizioni. È il primo oro mondiale per Maxim Vilezzani, il russo che ha gareggiato poco quest'anno, scelta premiata da questa medaglia d'oro a cui vanno aggiunte 3 medaglie d'argento mondiali, un bronzo mondiale, 3 argenti olimpici, ancora una medaglia meritata direi per Dario Colonia che è stato battuto da un grande Vilezzani in volata, per Harvey gran bottino mondiale, un argento sprint, il bronzo odierno. E questa è stata un'indecisione di Dario Colonia, ma a nulla ha potuto contro lo strapotere negli ultimi 50 metri, 100 metri di Maxim Vilezzani. E poi veramente felice per Alex Harvey che ha portato a casa un bronzo meritato. E la notizia del giorno? Norvegia giù dal podio. E questa potrebbe essere veramente la notizia del giorno. Nortung undicesimo, chiude a 39 secondi, ha alzato bandiera bianca nel finale. Non era aggiornato. Ma anche lui. Capita a tutti, è capitato anche a Marit Bjørgen. E qui siamo con ancora gli arrivi con Volzensef, purtroppo non c'è ancora nessun italiano, giornata sottotono per l'Italia, Clara dovrebbe essere ormai prossimo a tagliare il traguardo, ci si attendeva di più, eccolo lì dall'Italia che quest'oggi stecca un po' dopo un buon avvio nella sprint con Pellegrino, con Rastelli, con la Boden, ci prendiamo questa posizione numero 17 con Clara 1.52, aveva 45 secondi, dunque non ha fatto la differenza nemmeno nella frazione in skating, soddisfatto anche se provato il sul volto, Maxim Vilezzani, il campione del mondo è lui. Vilezzani dunque vince l'oro della prima medaglia in questo mondiale. Colonia, medaglia d'argento, il bronzo per Alex Harvey. Qui intanto c'è la Francia verso il traguardo con Adrien Backscheider, un giovane di talento da seguire negli anni a venire. L'Italia purtroppo, Clara, posizione numero 17, un'Italia sottotono quest'oggi, Bubo. Sì, un'Italia un po' sottotono, ci aspettavamo qualcosina in più anche in tecnica classica, purtroppo un De Fabiani subito, l'abbiamo visto che non era in giornata giusta, ha patito veramente tanto in tecnica classica, dopo naturalmente è inutile andare a forzare quando non si ha la condizione. Un Roland Clara sì che ha patito come era prevedibile la tecnica classica e poi ha visto che non riusciva a tornare sotto in tecnica libera, è giusto che dal mio punto di vista che si sia un po' abbottonato, che abbia tirato un po' i remi in barca pensando al futuro, alle gare che verranno dalla 15 alla staffetta. Questo è chiaro, sicuramente deve preservare energie per la gara a lui più congeniale e soprattutto in queste condizioni di neve, perché fin quando continuerà questo caldo, fin quando continuerà questa neve, bisogna preservare il massimo dell'energia come è stato fatto sia da Nortung a mio parere che dalla Bjørgen prima.
Hofer verso il traguardo, per lui c'è la 32esima piazza, ritardo proprio pesante 3 minuti e 37 secondi, a metà gara aveva 1.18 dalla testa. Sì, i distacchi sono pesanti, anche se la posizione non sarebbe neanche male, 32esima posizione, intanto qui lo slow del primo e della seconda posizione. Impressionante ancora, ottima lettura di gara da Vilezzani, sempre coperto, alla fine ha piazzato l'allungo, deve tanto anche a Cologna che è attaccato assieme a lui. Norvegia giù dal podio, tanto ha fatto anche Tønseth, ma alla fine per lui c'è soltanto la quarta piazza, la medaglia l'avrebbe meritata per quello che ha fatto, ma le medaglie sono per tre e sono l'oro di Vilezzanin, l'argento di Cologna e il bronzo di Harvey. In 20 secondi il commento di Marco Albarello di Fulvio Valbusa allo skiathlon maschile. Ma lo skiathlon è una bella gara, questa qua è stata una bella gara, una gara dura, negli ultimi chilometri si è iniziato a cercare di tirar fuori il massimo e io penso che sia il giusto risultato per l'impegno dato dai tre medagliati. Vilezzanin campione del mondo, questo replay della volata, Cologna ha dato tutto, secondo quest'oggi, e la terza piazza per Harvey. Siamo in chiusura, un saluto, un abbraccio, dopo col salto, un saluto da Fulvio Valbusa e Marco Albarello. Silvano Gaden, ci vediamo con Marco mercoledì, domani per Valbusa. Ma direi una gara molto interessante. Nel senso che non c'è stata troppa melina, troppo studio, c'è qualcuno che ha cercato di movimentarla fin dal secondo giro e quindi di fare una tentata fuga a due, non si sa quanto fosse calcolata e quanto casuale, magari per un aumento di andatura. Sicuramente, ecco, da De Fabiani ci si aspettava qualcosa di più, ma sostanzialmente nella prima frazione tecnica classica, probabilmente qualcosa non ha girato fin dall'inizio, magari una questione di condizione, magari una giornata no, l'avevamo visto tra i protagonisti a Ribis, che la cosa faceva ben sperare. A Ribis, dove la skiathlon era stata vinta da Vilezzanin davanti a Dario Cologna. Soltanto la terza posizione è diversa, allora fu Aikinen, oggi Harvey, che in Russia è arrivato nono, e quando Nöckler è arrivato decimo, ma per quanto riguarda l'Italia la scelta dei tecnici è ricaduta. Niente Nöckler per un motivo, esatto, in particolare. Cosa succederà domani? Che domani avremo le team sprint, dove al maschile Giuseppe Chenetti e i tecnici hanno deciso di schierare Dietmar Nöckler con Federico Pellegrino. Dovrebbe essere tra i pochi giorni di gloria possibili per lo sci di fondo italiano, quello di domani era previsto e prevedibile. Team completamente cremisi, un team già collaudato ai campionati italiani anche nella team sprint di Otepa, e invece al femminile terzo posto, finirono sul, esatto, podio allora in sul Estonia, podio, Coppa del Mondo. È una gara molto particolare perché appunto c'è questo continuo scambio di atleti. Ricorda l'americana del ciclismo delle, esatto, sei giorni. Tra uno scambio e l'altro c'è anche la possibilità di cambiare sci, di rifare la parafinatura sotto gli sci e quindi di avere da una tornata all'altra sci più o meno buoni. Al femminile invece ci saranno Ilaria De Bertolis per le Fiamme Oro e Gaia Werick Carabinieri, e quindi vedremo cosa riserverà l'Italia la giornata di domani. Oggi diciamo un discreto Roland Clara, che comunque si è ben difeso in tecnica classica, rimontato in pattinaggio come era prevedibile. David Hofer ha portato a casa una discreta prova, anche se tutta la stagione che non dimostra di essere all'altezza delle sue stagioni migliori. Anche lui sì, ha fatto quella sparata, ma anche in tecnica libera, tutto sommato, oggi per carità era troppo staccato e ha recuperato comunque quelli in difficoltà. Ha fatto quella grande sparata dall'ultimo giorno del Tour de Ski, però anche come punta dei risultati, lo si era già visto a Östersund nella sua tecnica classica, meno continuo di altre annate. Assolutamente sì, per quanto riguarda poi, tornando ancora su Francesco De Fabiani, magari avendo capito fin da subito di non essere in condizioni, questa è la sua prima gara del mondiale, magari tirare i remi in barca è stata anche una sarebbe cosa intelligente. Sarebbe fondamentale per la staffetta 4x10, qualsiasi sia la formazione del quartetto.
Assolutamente sì. Assolutamente. Per il quale immagino sia difficile tenere in considerazione anche il David Hofer visto oggi. È vero che 10 km David li tiene e 30 km sono tanti per lui, tanti. Ma sì, la cosa interessante sarà proprio domani vedere Nöckler e Pellegrino misurarsi sulla team sprint, valutare oltre alla condizione di Pellegrino che già è stata ampiamente dimostrata l'altro ieri, in quale condizione sia Dietmar, in modo da poter poi fare qualche calcolo per le composizioni delle compagini delle prossime gare. La stagione dice che Dietmar Nöckler è stato molto continuo, la stagione più continua delle sue, ma del resto poi il giorno del, o quantomeno il periodo dei campionati mondiali può anche variare la condizione di forma. Lo stesso Francesco De Fabiani era stato sempre particolarmente alto di condizione, con un minimo di flessione che aveva avuto in occasione della presenza di una piccola malattia di stagione. Di queste cose fa parte del gioco, prima in uno sport all'aperto e poi in uno sport invernale, quindi durante la stagione che è quella delle influenze. Assolutamente sì, ci sta, e sappiamo benissimo che mantenere un ottimo stato di forma una stagione intera è molto difficile, se non impossibile. Quartetti, la gara squadre, con il ritorno in pista di Alessandro Pittin dopo la medaglia d'argento di ieri, e poi con Rungaldir, con Samuel Costa, e poi avremo alle 12:30, quindi qualche minuto prima collegamento, sempre il tutto su Rai Sport 2, le semifinali, prima femminile e poi maschile, della Relay Sprint, Sprint Relay, Team Sprint a livello norvegese tra Northug e Bjørgen, diciamo i due sconfitti di oggi che magari, insomma, intelligentemente arrivati ad un certo punto della competizione hanno tirato il remi in barca per alzato bandiera bianca e risparmiato degli Stati Uniti. Domani è un altro giorno e per loro può essere giorno importante. Eccolo qui il neozelandese Andrew Paul, si prende i suoi bravi 12 minuti e mezzo di ritardo, non fa uno, anche qualificazioni per il salto dal trampolino, salto con gli sci. Sta arrivando lui, lo aspettiamo, siamo poco oltre le 4 e arriva Jaramienko, praticamente siamo in chiusura. Ricordo Norvegia-Svezia, Therese Juho Galloro tra